Ricapitoliamo. Per l'aggettivo possessivo di terza persona singolare e plurale, suo, loro, il latino usa due forme. La forma dell'aggettivo possessivo riflessivo sus, sua, sum, il suo, la sua, il suo, ma anche il loro, la loro, il loro, solo ed esclusivamente quando è riferito al soggetto della frase. Pompeius castra sua incendit, Pompeo incendia il suo proprio accampamento, troviamo sua perché l'accampamento è di Pompeo, è del soggetto, Elvezi oppidum suum incendunt, gli Elvezi incendiano la loro propria città, anche qui abbiamo suum perché la città è degli Elvezi, del soggetto. Usano il latino, utilizza invece le forme del genitivo singolare e plurale del pronome determinativo is, ea, id, quando il possessivo non è riferito al soggetto. Semper amavi Marcum Brutum propter eius summum ingenium. Ho sempre ammirato Marco Bruto per la sua straordinaria intelligenza. Troviamo eius e non sum perché l'intelligenza non è del soggetto ma di una persona diversa, in questo caso Marcum Brutum. Lo stesso discorso vale per la seconda frase. Elvezi in eduorum locum pervenerunt et eorum agros vastaverunt. Gli Elvezi giunsero nel territorio degli Edui e vastaverunt, devastarono, saccheggiarono agros eorum, i loro campi, cioè i campi di loro. Qui abbiamo eorum e non suos perché i campi sono degli Edui e non degli Elvezi, non sono cioè del soggetto della frase.